Natalie bambina aveva un grande amore, che era il suo papà. Avrei voluto che fosse un grande amore, come tutte le bambine sognano e come è giusto che sia, però purtroppo era un uomo bellissimo, potente apparentemente. Perché potente? Che cosa faceva papà? Perché era grandioso, lui vendeva il ghiaccio agli eschimesi, era un playboy, era bello, era anche lui un narcisista patologico, direi, Covert. Quando ti ha deluso la prima volta, papà? Beh, te lo ricordi? Io ho questa mamma meravigliosa, lui l'andò a comprare a Parigi alle Bluebell perché avevano un contratto molto, molto stretto, molto, diciamo, pieno di clausole. Lui la vide in televisione e disse: questa donna me la sposo. Quindi andò a Parigi e disse: quanto costa portarla via? Se la portò in Italia e la sposò, però poi la fece soffrire tantissimo. Io da piccola ho assistito a troppe scene di violenza che mi hanno segnato la vita e volevo difendere questa donna bellissima, così fragile. Scusami Natalie, vedevi tuo papà picchiare la mamma? Sì, vedevo mio papà picchiare la mamma, vedevo fare delle scene molto, molto violente. Molto forti.